Ciao. Abbiamo oggi in questa bella chiesa tutta nuova, abbiamo la nostra visita pastorale, che è un cammino che viene dall'epoca degli apostoli. I vescovi sono chiamati a girare le comunità, ma anche è un metterci in uscita. Sì, insieme è facile la visita pastorale, che è il vescovo con i suoi preti, tutti insieme, il presbiterio. Proviamo con le nostre comunità cristiane ad andare ad annunziare a tutti il Vangelo di Gesù. La visita pastorale che stiamo iniziando oggi è estremamente semplice, il segno è della semplicità. Voler incontrare tutti nei modi più opportuni. Io voglio andare a trovare ogni comunità, anche la più piccola. È cominciata da Subiano la visita pastorale di Monsignor Riccardo Fontana alla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, con una celebrazione nella nuova chiesa di San Giovanni Battista. È infatti tutta la zona del Basso Casentino ad essere al centro dell'attenzione in questa prima fase, con incontri comunitari, confronti tra il presule e le persone impegnate nelle diverse parrocchie della vallata. Ma cos'è la visita pastorale e ogni quanto tempo si svolge? È iniziata con una celebrazione comune a cui tutte le comunità sono state invitate e ha dato il via a questa esperienza pastorale singolare che impegnerà il nostro vescovo per alcuni anni, esattamente in questa prima area pastorale per il tempo di un mese e mezzo. Poi ci sarà la seconda area pastorale casentinese nel mese di maggio e poi la visita continuerà nel periodo estivo nelle aree pastorali della Val Tiberina, quindi l'area di Sansepolcro, l'area di Montechiandiari e gli altri comuni più a nord, i comuni montani di Piave Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino e Badia Tedalda. La visita pastorale che il Vescovo fa periodicamente nella sua vita, di per sé dovrebbe farla ogni 5 anni, ma non è pensabile che possa fare la visita ogni 5 anni. Tra l'altro ci vorranno forse più di 5 anni perché possa visitarla per intero. Quindi periodicamente questa esperienza singolare è un'esperienza pastorale. Si svolge perché il Vescovo per un po' di tempo vada a conoscere da vicino la realtà della sua diocesi. Quindi ha una finalità innanzitutto di legame, di rapporto che si rende più forte, più intenso, più vivo con le comunità che già in qualche maniera conosce, perché periodicamente va a visitare le parrocchie per servizi pastorali diversi. Ma la visita pastorale è un'occasione nella quale il Vescovo cerca di anche vivere a contatto diretto con le comunità. La visita che l'arcivescovo Riccardo Fontana sta svolgendo nell'area pastorale del Basso Casentino è vissuta con grande partecipazione e attesa, oltre che dalla gente, dai parroci della zona. Innanzitutto con la preghiera ci siamo preparati. Alla fine di ogni celebrazione, ormai da 2 mesi a questa parte, da quando abbiamo saputo che iniziava la visita pastorale di qui, abbiamo iniziato a pregare, ecco, il Signore, perché potesse essere un evento di grazia e non semplicemente, ecco, così una visita esteriore, no? Da subire, ma una visita in cui incontrare il nostro Vescovo e attraverso questo incontro crescere nella fede. Poi abbiamo fatto una preparazione, diciamo, pastorale insieme alle altre parrocchie del Basso Casentino. Abbiamo fatto 3 incontri in cui abbiamo chiamato Monsignor Giovacchino Dall'Ara, poi Dom Alessandro Barban, Don Sandro Radicchi,
due camaldolesi che ci hanno aiutato a riflettere sulla Chiesa, su questa visita pastorale e su come attraverso la visita possiamo riformare le nostre parrocchie. È una visita che la gente che attende, che si aspetta e che desidera. Quindi la nostra gente va a piacere vedere come ha risposto in questo primo momento celebrativo. Speriamo, ecco, che risponda anche agli altri momenti di incontro in cui potremo dialogare, parlare più direttamente col nostro Vescovo. Dopo la Santa Messa nella Chiesa di Subiano si è svolto l'incontro con le associazioni e i movimenti laicali a Capolona. È il primo incontro, quindi l'abbiamo voluto proprio spaziando un po' tra tutto quello che è i movimenti, l'associazionismo cattolico, quindi tutti coloro che sono impegnati nelle comunità parrocchiali a vario titolo, a varia esperienza associativa, quindi da dopo scuola, e più, ecco, tutte quelle associazioni laicali, chiamate così, che non sono come riferimento diretto alle parrocchie, però, ecco, investono tutte le attività dei paesi, quindi da quelli culturali, da quelli sportivi, ricreativi, le proloco, eccetera, no? E questo proprio perché nello spirito della visita pastorale il Vescovo prenda conoscenza di chi c'è nelle nostre comunità e al tempo stesso le comunità coinvolte in tutti questi vari esercizi e funzioni che sono educativi, che sono di formazione, di aggregazione, eccetera, ecco, mettendoci insieme a confronto anche per uno spirito di collaborazione che dovrà sempre aumentare, cominciamo a prenderci a cuore il nostro territorio per ridargli un'impronta significativa, perché ora faccio un esempio: se c'è un'associazione sportiva, questi ragazzi come li vogliamo educare? Non si possono mettere soltanto in un campo per correre e basta, bisognerà che ci sia una forma educativa. Ora non è che noi vogliamo imporre la nostra forma, però ecco, anche loro si devono porre il problema di come far crescere questi ragazzi. Questo è un esempio, insomma, associazioni culturali. Il nostro Casentino è ricco di una cultura straordinaria, oggi ci troviamo di fronte a un impoverimento culturale anche. Come possiamo insieme, ecco, ridare slancio? Porto tutti questi due esempi tanto perché si possa capire, quindi secondo me è molto importante, ecco, questo incontro qui. Condivido quello che questo cammino, che secondo me è un'opportunità in più che si dà alle persone per avvicinarsi di più al Signore e alla Chiesa. È un'opportunità appunto per dialogare con tutti, qualsiasi persona è presente, anzi c'è l'opportunità di sentire i giovani, persone che lavorano, persone come che sono in pensione, tutti per le problematiche, e nello stesso tempo ci si confronta, in particolar modo in questo caso con la Chiesa. Non è la solita cosa che si fa, che è appunto quella di andare in chiesa a fare la cerimonia, è completamente diverso ed è, secondo me, è giusto. Nel salone dell'asilo nido di Rassina si è svolto il primo incontro comunitario della visita pastorale, un'occasione per far dialogare il Vescovo con le persone che aiutano i parroci nei servizi in parrocchia. Per la prima volta ospitiamo uno degli incontri comuni per tutta l'area pastorale del Casentino Basso, è rivolto in gran parte alle persone che fanno il lavoro umile ma indispensabile, perché sono chiamati i cori, gli animatori della liturgia, ma anche chi collabora nella pulizia della chiesa o nell'organizzazione pratica delle varie attività. E quindi abbiamo appunto i servitori più silenziosi magari, ma indispensabili. Penso soprattutto poi alla nostra realtà, che è una unità pastorale che conta 15 chiese. Se in ogni frazione, in ogni paese non avessimo questo tipo di collaboratori, saremmo persi, insomma, noi. Che cosa significa anche per una parrocchia come la vostra avere un incontro come questo, un incontro comunitario durante la visita pastorale? È una bella opportunità anche per realizzare un confronto. Sì, senz'altro. Da considerare che più che parrocchia mi piace parlare di unità pastorale, perché noi siamo un'unità pastorale con 6 parrocchie formalmente, ma in totale una quindicina di comunità. Quindi già per la nostra realtà, che è un po' il sottogruppo dell'area, del vicariato,
che siamo chiamati al cammino lento, impegnativo, ma anche bello, entusiasmante, di integrarci, di imparare a stare insieme, a collaborare. Vivere queste occasioni con un raggio ancora più largo diventa respirare qualche cosa di più e dare un segnale importante, positivo, anche alle persone delle nostre comunità per capire la bellezza, ecco, di camminare insieme. L'incontro di questa sera rappresenta un tipo di incontri che si differenziano rispetto a quelli che verranno fatti nelle singole comunità. Questa sera sono incontri da vivere insieme con tutto il vicariato e con non soltanto noi comunità pastorale, che è ben rappresentata per fortuna, ma anche con tutte le altre parrocchie del vicariato del Basso Casentino. E sono realtà molto diversificate stasera, perché ci sono tutti gli operatori pastorali, da coloro che addetti al decoro della chiesa, quindi sono in predominanza donne ovviamente per il tipo di lavoro, e anche comunque persone delle compagnie e poi anche animatori della liturgia, tutti coloro che, ecco, si impegnano a sostenere anche nel silenzio, soprattutto nel silenzio, le attività della parrocchia e il parroco stesso. Fabio, lei di cosa si occupa principalmente qui? Catechismo per quinta, prima e seconda media. Siamo un gruppo di 5 catechisti e lo facciamo una volta al mese con i ragazzi e un incontro con i genitori. E quindi aiuta il parroco in questo compito sostanzialmente? Sì. E poi sono anche accolito e quindi aiuto anche nella distribuzione delle carestie la domenica alla messa delle. Ecco, che cosa significa per lei realizzare questo compito in parrocchia, quindi anche magari anche fare il catechismo con i ragazzi, aiutarli? È un aiuto soprattutto che diventa personale, perché con i ragazzi ci si arricchisce in continuazione. Io ho una vita che sto con i ragazzi come maestro, fino a 2 anni fa che sono andato in pensione, e più qui in parrocchia, perché stare con i ragazzi arricchisce anche noi adulti. Che cosa vi trasmettete? Che cosa riuscite a trasmettere? Cercate di trasmettere soprattutto allora. Non è semplice cercare proprio un'umanità, ecco, uno stare insieme proprio diverso da come c'è, come si trova in tante situazioni esterne alla parrocchia, alla chiesa. Cercare di dare questa umanità profonda, ecco, e di riscoprirla in noi stessi continuamente. Momenti come quello di questa sera possono aiutare ad avere un confronto anche tra le altre persone che collaborano con la parrocchia. Questo è importante, avere questi confronti è importante, come l'abbiamo avuto per i catechisti anno negli incontri zonali, ecco, sono molto importanti perché ci aiutano a capire sempre meglio. Infatti stiamo cambiando anche a livello di catechismo, stiamo cercando di cambiare proprio per vedere se i ragazzi riescono a percepire, a ricevere, no? Abbiamo proprio fatto un incontro al mese lungo, dalle 4 alle 8, in modo che i ragazzi stanno insieme a giocare, stanno insieme per la formazione, stanno insieme per la cena. Qual è il compito che svolgi nella parrocchia? Come aiuti? Noi si fa parte, cioè io sono un membro della compagnia che si chiama della Santissima Annunziata Corpus Domini. Ci occupiamo principalmente, insomma, di gestire l'evento della Pasqua, del Giovedì Santo e poi tutte, insomma, le feste che si fanno in parrocchia e in chiesa praticamente. Ci si veste, ci sa la nostra divisa, insomma, della compagnia, e specialmente poi anche per le processioni siamo sempre presenti. Ecco. Ecco, la compagnia da quante persone è formata e di cosa si tratta nello specifico? Allora, praticamente è un'associazione che è dal 1500 praticamente che è partita e poi è stata poi tramandata da padre in figlio praticamente, e ecco, si occupa delle processioni in generale, specialmente, ecco, quella del Venerdì Santo, e praticamente, insomma, per le vie del paese porta, ecco, l'immagine sacra, la statua del Signore Crocifisso e della Madonna. In generale poi delle altre processioni che si presentano delle chiese, insomma, delle varie feste, e sì, ecco, si occupa, insomma, un po' di coronare, ecco, la liturgia
con insomma, la messa e le altre feste che vengono della Chiesa. Ecco. E quindi questo è un momento centrale che raccoglie un po' la comunità, la vostra comunità parrocchiale? Eh sì, cioè, noi praticamente siamo, ecco, un coronamento insieme agli altri, praticamente, insomma, un aiuto, ecco, in più a far sì che, ecco, la cerimonia venga anche meglio. Partecipare a questa compagnia come aiuta anche nel proprio cammino di fede? Ma io, guarda, bene, anche perché, insomma, io vengo, che c'era mio nonno prima, e insomma lui mi ha raccontato tanto di questa compagnia, poi vedevo l'entusiasmo che ci metteva, insomma, nel partecipare, e voleva in tutti i modi che io partecipassi, e insomma poi quando è venuto a mancare, ecco, proprio sentito questo stimolo, che poi era stato poi un suo sogno, insomma, vedere proseguire. Chiaramente, come ho detto, è dal 1500 che è nata questa compagnia, quindi è stato proprio tramandato da padre in figlio. Ecco, io ho un nonno, sicché con l'unico nipote maschio, ecco, e ha detto, quando è venuto a mancare, dico, mi sono sentito, ecco, entrare anch'io, e sono voluto entrare, cioè, sono stato ben accolto, ecco, chiaramente. La fede quindi arriva, si tramanda... Sì, no, cioè, nel senso, la fede chiaramente è un cammino che ti porta verso il Signore, e questo, insomma, è un aiuto in più, ecco, che ho trovato io personalmente nel mio cammino. Ecco, è un modo in più per stare più vicini, anche partecipare, ecco, meglio alla messa, poi in particolari circostanze come il Venerdì Santo, per esempio, che poi fai proprio la processione, diciamo, ecco, sei uno dei, cioè, sei più vicino, ecco, alla processione, insomma, poi porti proprio la statua sia della Madonna che del Signore, e gestisci, insomma, un po' tutta la processione, ecco. Quindi, cioè, chiaramente il percorso di fede, questo l'aiuta un pochino, e, cioè, ti entusiasma un po' di più, ecco, ti fa vedere cose che magari se sei al di fuori non le vedi, e entrando, ecco, in certe situazioni poi ti puoi accorgere di quanto è bello. Poi senti anche, insomma, anche un'attrazione maggiore che al di fuori magari non te ne rendi conto.